Incendio nella notte in una palazzina ad Arona, morti intossicati coniugi Giancarlo Barbero e Carla Carpanini. Un vigile del fuoco di Vogogna tra i primi ad arrivare sulla valanga dell'hotel Rigopiano, cambio per il soccorso alpino. Tagli presto l'incontro tra Poste e il sindaco di Formazza, riunione sollecitata a seguito della consegna a giorni alterni della corrispondenza. 29 gennaio il comitato Salviamo il Paesaggio organizza una visita ai terreni dove sorgerà la mega centrale di Terna. Torna il cimento invernale di Zipline per i temerari del volo in costume, domani appuntamento all'Alpe Segletta. A causa delle condizioni dei terreni di gioco sono numerose le partite di promozione e prima categoria già rinviate. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale, la tragedia che si è consumata nella notte ad Arona in un incendio divampato all'interno di una palazzina. Sono morti i coniugi Barbero, sarebbero state le tapparelle elettriche bloccate perché l'incendio ha fatto saltare la luce a impedire la fuga dei due coniugi, secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco. Morti per l'esalazione del fumo di un incendio che si è sviluppato nel loro appartamento in via Vittorio Veneto al numero civico 22 ad Arona. Sono Giancarlo Barbero, 70 anni, e la moglie è Carla Carpanini, 75 anni. Famiglia conosciutissima, abitava al piano terreno di un palazzo di 5 piani di proprietà della famiglia. La casa si sviluppa su due piani, sotto la zona giorno con la cucina, il salotto e lo studio, al piano superiore i bagni e le stanze. L'allarme è stato dato da una vicina, Jennifer Visentin. Ho sentito dei colpi alle pareti, mi sono alzata e ho capito che era il crepitio di un incendio. Ho chiamato i vigili del fuoco e poi mi sono precipitata ai due citofoni e ho suonato tutti i campanelli per dare l'allarme, racconta la testimone. La coppia dormiva al piano superiore, ma l'esalazione del fumo è risalita causando il decesso per intossicazione dei coniugi. Si è salvata la figlia Chiara, 38 anni, che dormiva in una stanza accanto. La donna è riuscita ad aprire la finestra e si è rifugiata sul balcone. È stata trasportata con un'ambulanza del 118 al DEA di Borgomanero, dove è stato stabilito che, nonostante il forte spavento e lo stato di shock, non ci sono patologie in corso causate dalle esalazioni respirate. Sul posto dell'incendio sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco della caserma di Mercurago, con tre squadre e un'autobutte. Le fiamme sono state domate in una decina di minuti. Intervento rapido in loco anche per due ambulanze della Croce Rossa di Arona. Inoltre sono intervenuti pure i carabinieri della compagnia di Arona, al comando del tenente Andrea Ceron. Alle 5.30 le due salme sono state ricomposte all'obitorio dell'ospedale di Borgomanero. Giancarlo Barbero era stato dirigente della Montedison, pensionato, ed ora era presidente degli Amici della Rocca, presidente della Commissione Cultura del Vicariato di Arona e volontario della parrocchia di Maria Bambina. La moglie Carla, insegnante di inglese all'Istituto di Ragioneria, era in pensione pure lei. Famiglia stimata e conosciutissima in città. Al piano superiore della palazzina di via Vittorio Veneto abita la figlia più giovane dei coniugi, Sofia, divenuta madre per la seconda volta da poco. Nel palazzo abita pure il dottor Dante Carpanini, medico di base, fratello della signora Carla, che nella notte delle fiamme era a Torino per un corso di aggiornamento sull'agopuntura, ma che è prontamente arrivato in città. La famiglia è originaria di Borgo Ticino. Barbero lascia anche il fratello Maurizio. Le cause che hanno originato l'incendio sono al vaglio del comando dei vigili del fuoco, sia di Arona che di Novara. L'ipotesi più accreditata imputa la responsabilità ad un cortocircuito partito dalla sala sottostante le camere, molto probabilmente da un televisore. Non è certo che il magistrato disponga l'autopsia sulle due salme, dal momento che la causa del decesso è evidente. Ed ora torniamo dai nostri soccorritori impegnati all'hotel Rigopiano. Sul posto Danilo Bevilacqua di Vogogna, è un pompiere specializzato negli interventi in zone impervie, il più alto in grado del nostro comando provinciale per questo tipo di interventi. Prima in forza a Domodossola, da qualche mese è stato trasferito a Verbania. È con noi in collegamento telefonico. Benvenuto Danilo innanzitutto, e come state operando in queste ore? Si continua a ispezionare, siamo qui ad avere delle planimetrie dell'albergo, anche perché si sviluppa su tre piani in altezza, più un resort con una piscina sotto, quindi è una zona molto, molto complicata anche da visionare, e tenendo presente che ci sono dei metri di neve sopra.
La problematica appunto è quella, poi oggi sta nevicando ancora, quindi c'è proprio tutte le avversità le abbiamo contro, ecco. Lei è la punta di diamante del nostro comando provinciale per l'addestramento in queste situazioni, però una cosa è l'addestramento, un'altra è vivere nella realtà queste situazioni. Come si vivono? Siamo anche abituati a queste cose, però una cosa del genere ti colpisce molto. Quando avete capito che sotto c'erano delle persone vive, cosa avete provato? È una cosa inaspettata, perché con tutto quel disastro lì, oltretutto è toccato anche a noi questa cosa, perché stavamo facendo delle perforazioni sul tetto e si è aperto un intercapedine e il collega di Torino si è infilato dentro e praticamente ha chiamato e ha sentito dei deboli richiami e abbiamo subito raccolto i lamenti di questa donna, che poi ci ha confermato che c'erano 5 persone vive e quindi nel giro di un'ora e mezza li abbiamo tirati fuori tutti. Grazie Danilo. Sul posto anche alcuni volontari del Soccorso Alpino 10ª Delegazione Valdossola. Ha raggiunto oggi il Gran Sasso il delegato Matteo Gasparin, che anche lui è al telefono con noi, per il cambio con i colleghi giunti sul posto subito dopo la valanga. Matteo, confermi le difficili condizioni di lavoro? La neve ormai è come cemento, quindi si fa fatica a scavare, però al momento non si vuole ancora utilizzare il mezzo meccanico, si va avanti con le mani. Mi hanno detto che oggi c'era già comunque una piccola fresa che aiutava nell'abbassare la neve per poter accedere da più parti ai piani interrati dell'albergo, che sembra siano ancora completamente intatti, insomma. È necessario quindi un ricambio continuo da parte dei soccorritori. Mi pare di capire che più di 3-4 giorni non ce la si faccia comunque a mantenere il ritmo, se vogliamo. No, questo no, perché ieri sera, per dire, hanno finito molto tardi e stamattina alle 5 mi arrivavano già i primi messaggi dicendomi che erano pronti a partire alle 6:20. Ho visto che partivano per recarsi sulla valanga. In questo momento le condizioni sono abbastanza difficili, mi diceva Raffaele che si è occupato anche di fare da vedetta, cioè, quindi visto che sta nevicando sulla zona dell'albergo, l'hanno messo come vedetta proprio, quindi in caso di eventuale ulteriore valanga lui è pronto ad avvisare, in modo che tutti hanno la via di fuga per potersi allontanare e mettersi in sicurezza. In quanti del soccorso alpino stanno venendo via e in quanti state arrivando? Allora, vengono via in 23, arriviamo in 24. Dall'Ossola siamo in 3, io e altre 2 persone, e vengono via in 8 dell'Ossola. Allora, grazie Matteo, grazie naturalmente a tutti i soccorritori che stanno operando e buon lavoro a tutti loro. Voltiamo pagina, a Formazza consegna della posta a giorni alterni, presto l'incontro tra Poste Italiane e il sindaco. Le poste sono privatizzate, ma la missione sociale resta. Parole dette ai giornali da Francesco Caio, amministratore delegato di Poste Italiane. La missione sociale resta? Chissà come la pensano i residenti di Formazza, che hanno l'ufficio chiuso alcuni giorni la settimana e che da febbraio riceveranno la posta un giorno sì e uno no, a singhiozzo. Insomma, dalle parole ai fatti il passo è lungo e Poste Italiane, nonostante il bilancio inattivo, si muove come meglio crede, anche perché agisce quasi in monopolio. Basterebbe l'arrivo delle vicine poste della Svizzera, che è un tiro di schioppo da Formazza, per dare una mossa al gigante postale italiano. 3 settimane fa il sindaco di Formazza, Bruna Papa, aveva scritto a Poste per lamentarsi per l'inaccettabile decisione di consegnare la corrispondenza a giorni alterni. Il responsabile del settore nord-ovest aveva infatti informato i sindaci della decisione, ma Formazza si era ribellata, perché già danneggiata dall'apertura ridimensionata dell'ufficio postale.
Formazza ha così scritto a Poste Italiane, invitandola a rispettare la risoluzione del Parlamento europeo, che parla di consegna per 5 giorni alla settimana. Ora, dopo 3 settimane, Poste Italiane si fa viva. Il responsabile per il nord-ovest della corrispondenza ha chiamato il sindaco Formazzino, annunciando che, tra fine gennaio e inizio febbraio, sarà in valle per discutere dei problemi. Non ha detto che sarà rivista la decisione di tagliare la consegna della posta, ma solo di voler parlare con il sindaco. Accanto ai lavori socialmente utili, altre attività per impiegare i richiedenti asilo sul territorio. Il progetto della gestione di Villa San Francesco Allegro di Orta. Uno dei problemi maggiormente dibattuti, tra poco ci sarà anche una legge che comunque regolamenterà la presenza e le attività che possono fare le persone richiedenti asilo. Beh, però sotto questo aspetto bisogna riconoscere che l'associazione della città Verso Probo, che gestisce diverse strutture nel nostro territorio, a Villa San Francesco Allegro d'Orta ha già in mente delle idee, dei progetti, insomma. State lavorando perché questi ragazzi possano integrarsi, essere utili a loro stessi innanzitutto e poi anche all'ambiente, alla società dove vivono. Certamente, oltre alle convenzioni per i lavori socialmente utili che già abbiamo in piedi da mesi con i comuni, stipulate col sindaco eccetera, abbiamo pensato di appunto mettere in piedi questo progetto che ha dei risvolti per la comunità locale, quindi attraverso il giardino dei sensi per persone portatori di handicap oppure anziani, il badante a domicilio, il recupero di alcuni antichi mestieri artigianali, e quindi si sta tentando per l'appunto di trovare una collocazione a queste persone. Che tipo di attività potrebbero svolgere? Abbiamo visto questa sera nell'incontro alcune proposte. Sì, tipo la badanza o le piccole commissioni per gli anziani. Anziani che non possono più svolgerle, o il giardinaggio, abbiamo, come accennavo prima, il recupero degli antichi mestieri, quindi magari l'acconciatura delle pelli, il sarto. Torniamo a occuparci di Interconnector, sentiamo le prossime iniziative del Comitato Salviamo il Paesaggio Val d'Ossola per informare e sensibilizzare la popolazione. Visita guidata il 29 gennaio prossimo alle ore 10 ai luoghi prescelti per la costruzione della stazione elettrica di Fondovalle. Speriamo di vedere un folto pubblico di partecipanti interessati a capirne di più. A febbraio il Comitato organizzerà in collaborazione con il Comune di Piedimolera una serata informativa e dei momenti di incontro con la cittadinanza per fare il punto della situazione. Sono queste le iniziative annunciate dal Comitato Salviamo il Paesaggio Val d'Ossola, che combatte contro il progetto Interconnector Svizzera-Italia. L'associazione ambientalista ricorda che si tratta di un mastodontico intervento del valore di circa 1 miliardo di euro, che la Val d'Ossola non ha mai sperimentato sul proprio territorio, sia per dimensioni ed estensioni dell'opera, sia per la potenza massima delle strutture elettriche. Un danno irreparabile al paesaggio naturalistico. Interconnector parte dal Passo San Giacomo in Alta Formazza, passa per Fondotoce per proseguire sino alle porte di Milano lungo il versante occidentale del Lago Maggiore del fiume Ticino. Un tracciato di circa 180 km con l'installazione di 400 nuovi tralicci alti fino a 60 metri per una linea elettrica ad altissima tensione, 380.000 volt, il doppio della potenza di quella già esistente sul territorio. In questi ultimi mesi del 2016, spiega il Comitato, abbiamo saputo di supplementari tavoli di concertazione voluti dalla Regione Piemonte per convincere i sindaci della Val d'Ossola a sottoscrivere verbali d'intesa con Terna, una strategia persuasiva della grande impresa quotata in borsa che ha azionisti internazionali, una capitalizzazione giornaliera di 8 miliardi e 690 milioni. La strategia è incontrare le amministrazioni comunali in gran segreto, nelle stanze del potere, trattare le rivendicazioni territoriali per separare sedi e snobbare le proteste dei cittadini residenti e dei comitati ambientalisti che lottano contro quest'opera da almeno 5 anni. Un no deciso a quello che loro definiscono l'elettromostro Interconnector. Oltre all'attacco all'ambiente, l'associazione rimarca i dubbi sull'utilità dell'opera, sul suo finanziamento. Sul fronte dei costi va ricordato che l'opera sarà finanziata da un cartello di clienti finali energivori che ne saranno i proprietari per 20 anni a loro esclusivo uso e consumo. L'elenco di queste aziende vede alcune società in pessime situazioni finanziarie sull'orlo del fallimento o della chiusura, come l'Ilva di Taranto.
quindi un super elettrodotto privato in mani private, costruito però con contribuzione statale e comunitaria per la gran parte progettuale, ma già abbondantemente partecipato dalle bollette domestiche degli utenti italiani che, a loro insaputa, hanno accantonato 3 miliardi di euro in 6 anni, prorogati per un'altrettanta somma per i prossimi 6 anni. Dal progetto Interconnector ai lavori della statale 33, dalla gestione del flusso dei migranti con una loro equa distribuzione tra i comuni in base al numero degli abitanti, al ridimensionamento delle forze della polizia stradale sul territorio dell'Ossola, dall'impatto ambientale dell'antenna di Dumera fino alla situazione del sito Enichem di Pieve Vergonte. Questi temi discussi ieri dal parlamentare 5 Stelle Davide Crippa nell'incontro con il prefetto Iginio Lita, un incontro proficuo, dice Crippa, nel quale ho avuto modo di confrontarmi riguardo a diversi temi cari ai cittadini. Spero possa portare a una serena e sincera collaborazione per il futuro. A Verbania, conferenza stampa dei gruppi Cittadini con voi e Sinistra e Ambiente. È stato fatto il punto relativamente alla vita amministrativa cittadina, ovviamente visto con gli occhi dell'opposizione. I motivi di un contrasto, di una critica così radicale all'operato dell'amministrazione, come le sintetizzerebbe? Diciamo che la conflittualità che c'è in Consiglio Comunale, e che non è solo della minoranza contro la maggioranza, ma abbiamo verificato è anche all'interno della maggioranza, è testimoniata da tutta una serie di aspetti, ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, in cui il Comune ha perso e l'incapacità delle commissioni di lavorare per produrre qualunque atto che il Consiglio Comunale possa iniziare ad elaborare. Cioè, un'idea di città si costruisce insieme, perché se non si costruisce insieme, e non dico che le minoranze devono dire sì, ma devono poter partecipare, perché se non si costruisce insieme succede quello che è successo per il teatro. So per certo che ci sono tutta una serie di temi sui quali si potrebbe andare d'accordo. Abbiamo votato il loro programma, abbiamo votato il loro programma. Se la maggioranza riuscirà a capire che non è succube del sindaco, allora magari sui temi concreti possiamo trovarci. E uno dei temi più lungimiranti, secondo me, è stato anche riportato dalla stampa locale. Potrebbe essere iniziare a pensare il centro di Verbania, e quindi Acetati, come uno spazio fruibile in maniera completamente diversa. Nel mondo, ma a partire dall'Expo che c'è stato qua a 100 km, si parla di orti verticali, di nuova cultura per il nuovo millennio, perché gli spazi sono importantissimi. Abbiamo un terreno che non è utilizzabile, che è inquinato, che ha tutta una serie di caratteristiche per le quali sarebbe difficile riutilizzarlo. Abbiamo l'idea e la tecnologia, e abbiamo il CNR qua, che è una eccellenza, ma più che italiana, col quale si potrebbero fare dei progetti di amplissimo respiro. Torna il cimento invernale di Zipline, il ritrovo domani all'Alpe Segletta per il volo in costume. Torna il cimento invernale di Zipline. I temerari del volo in costume si raduneranno domani, domenica 22 gennaio, a partire dalle 11 all'Alpe Segletta per la seconda edizione dell'atteso appuntamento. Quest'anno la giornata si arricchisce di un'importante valenza sociale. Per ogni volo, infatti, 2 euro saranno devoluti in beneficenza all'associazione Amamemi Onlus, con sede a Cambiasca, che dedica le sue attività ai bambini affetti da malattie metaboliche ereditarie. Così Paola Baggini, uno dei soci di Zipline, commenta la scelta. Un modo per legare ancora di più Zipline al nostro territorio, coniugando sport, divertimento e solidarietà. Per questo, nel corso del 2017, realizzeremo altre iniziative per coinvolgere ancora di più residenti del VCO e turisti provenienti dalle altre aree del paese. Tre le varianti previste per il lancio con la fune dalle alture di Aurano. In costume il cimentista goliardico, in pantaloni e t-shirt quello coraggioso, vestito normalmente il cimentista freddoloso. Sono previsti premi per le diverse categorie, musica con il DJ Nico e pranzo, vin brûlé e merende per tutti al bar e ristorante La Batua.
recitare Tu play, spielen, jouer è il titolo del laboratorio teatrale a cura di Teatro Studio condotto da Luisella Sala e Alessandro Marchetti in collaborazione con la Biblioteca di Verbania. 8 incontri dalle 20 alle 22.30 a partire dal 6 di febbraio e fino al 2 di marzo. Il corso è rivolto a tutte le persone interessate al lavoro teatrale e non necessita di conoscenze particolari ed eccezione del desiderio di mettersi in gioco. Iscrizioni entro il 31 di gennaio, info presso la biblioteca o presso Teatro Studio. E a base di salmone la ricetta del sabato a cura dello chef del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Verbania Pallanza, Danilo Bortolin. Bentrovati, sono Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beola del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Siamo ospiti a Domodossola presso FTL Domus 3000 e oggi vi presenteremo un salmone in olio cottura con crema di broccoli e intingolo alle acciughe. Gli ingredienti sono un trancio di salmone fresco, delle erbe aromatiche, spicchio d'aglio, dei broccoli, dei pomodori secchi, delle olive taggiasche, salsa di soia, prezzemolo, delle acciughe, del fior di sale, pepe e olio extravergine di oliva. Cominciamo con la cottura del salmone. Andiamo a mettere in un tegame dell'olio extravergine di oliva, abbondante perché dovremmo fare una cottura per immersione del nostro pesce. Andiamo ad aggiungere degli aromi, del finocchietto, del timo, rosmarino, foglia di alloro e dell'aglio. E andiamo a portare all'incirca a 80 gradi la temperatura dell'olio. Se voi aveste una sonda possiamo aiutarci e la portiamo a 80 gradi. Nel frattempo che il nostro olio si scalda, possiamo iniziare a cuocere i broccoli, aggiungiamo del sale e andiamo ad aggiungere le nostre cimette di broccolo. Per le verdure verdi, sempre acqua in ebollizione, bella vivace, e del sale. Facciamo cuocere 4-5 minuti finché saranno teneri. Nel frattempo il nostro olio è arrivato a temperatura e andiamo ad immergervi il salmone. Proseguiamo più o meno la cottura per 15 minuti. Nel frattempo che abbiamo in cottura il nostro pesce e i nostri broccoli, prepariamo l'intingolo. In una ciotolina andiamo a mettere un po' di olive taggiasche, un po' di pomodori secchi sott'olio, tritati. Andiamo a mettere una punta di salsa di soia e poi andiamo a mettere del prezzemolo tritato fresco e un'acciuga sotto sale tritata fresca. Una macinata di pepe. Un goccio di olio extravergine. Non serve aggiungere del sale perché è già salata sia la salsa di soia che le acciughe e le olive, quindi è a posto così. Lo giriamo bene e lo mettiamo da parte. I broccoli ormai sono pronti e li vado a scolare direttamente in una terrina. Aggiungiamo un po' di sale, anche qui un goccio di olio extravergine, pepe macinato. E andiamo con una frusta a romperli per creare il nostro purè. Trascorsi i nostri 15 minuti, il pesce è pronto e lo andiamo a scolare. Questo tipo di cottura a 80 gradi permette al pesce di rimanere morbido e succoso all'interno. A differenza di quello che si può pensare, non rimarrà unto perché non andrà ad assorbire ulteriori grassi. Lo facciamo asciugare. Il pesce ancora non ha il sale, quindi andiamo a mettere qualche scaglietta di sale e siamo pronti per impiattarlo. Mettiamo alla base una quenelle di broccoli, il nostro trancio di pesce e terminiamo con l'intingolo alle acciughe. Il nostro salmone in olio cottura con crema di broccoli e intingolo alle acciughe è pronto. Ringraziamo ancora FTL Domus 3000 per l'ospitalità. Un saluto a tutti. In apertura di pagina sportiva il GSH Sempione 82 Tigros, che con i suoi 8 atleti all'8° campionato italiano di sci nordico e alpino a Tarvisio ha conquistato 4 titoli italiani, 4 argenti e 6 bronzi. Grazie al contributo della Fondazione Alessi ha potuto sfoggiare anche la nuova divisa. Nella categoria agonisti Carlo Pellanda, in odore di nazionale per i prossimi mondiali a marzo, conquista 2 titoli italiani nei 1000 metri, dove ha stabilito anche il record per il campionato, e ancora nei 3000 nella categoria Downmaster Alberto Ferraris riconferma campione italiano nei 1000 e 3000 metri. Ed ora il calcio con gli incontri in programma domani in Serie D ed Eccellenza.
in Serie D, doppia trasferta per Gozzano e Verbania, decina sul campo di Casale e Legnano, che mercoledì sono state protagoniste del recupero di campionato, chiusosi sullo 0-0. I nerostellati da neopromossi stanno facendo molto bene, mentre Lille, anch'essi neofiti in categoria, nelle ultime giornate hanno saputo invertire il trend. Sembravano spacciati, ora invece sono tornati a credere fermamente nella salvezza. Cominciamo dal Gozzano, di scena sul terreno di gioco del Legnano. Le due vittorie consecutive, a settimo ed in casa con il Pinerolo, hanno riportato entusiasmo in casa rossoblu. Indubbiamente, così il tecnico Massimo Gardano, le vittorie contribuiscono a creare un clima positivo. Io sono molto contento delle prestazioni recenti della mia squadra. Abbiamo raccolto quanto seminato in settimana con un buon lavoro. Non dobbiamo ora pensare di essere arrivati, ma dobbiamo rimanere umili. Di strada da fare ce n'è ancora tanta. Il Verbania invece gioca al Natal Palli. La sconfitta con la Caronnese è stata però digerita bene dall'ambiente bianco cerchiato, perché la prestazione è stata incoraggiante. È vero che per la classifica non è cambiato nulla, le parole di Erbetta, ma sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita domenica scorsa. Abbiamo tenuto botta e con un pizzico di fortuna avremmo anche potuto quantomeno pareggiare. In eccellenza, almeno sulla carta, programma che torna completo dopo i rinvii della scorsa settimana. Giornata numero 20 che dovrebbe essere interlocutoria, visto che ci sono tanti test a coda. A cominciare da quello che in Valle d'Aosta vedrà di fronte l'ultima della classe Charvenceau e la prima in classifica Juve Domo. La più immediata inseguitrice dei granati è l'Alpignano di Mario Gatta, ospite al Cerano, allo stesso tempo rinfrancato e rammaricato dopo l'1-1 con la Licese. Rinfrancato per la grande prestazione e rammaricato per due punti davvero gettati alle ortiche nel finale. Il match clou di giornata si gioca sicuramente al Galli, dove va in scena il derby borromaico tra Strese e Baveno. Ho ancora negli occhi e nella mente la rimonta subita all'andata da 4-1 a 4-4 in superiorità numerica. Mi aspetto di vincere perché noi vogliamo i playoff, la sottolineatura del presidente del Baveno, Raffaele Ranchini. Lo Stresa invece ha cambiato marcia, abbiamo recuperato giocatori importanti e fatto innesti mirati. Credo che continuando così possiamo toglierci prima dei bassifondi della classifica e poi toglierci qualche soddisfazione, il commento di mister Giancarlo Boldini. Il Borgomanero di Poma infine ospita il Borgaro. E si torna in campo anche in promozione prima categoria, anche se sono numerose le partite già rinviate per le condizioni dei terreni di gioco. In promozione saltano Fomarco Cossato, Ponderano Sinergi, Castellettese Fulgor Valdengo e Dufour Varallo Accademia Borgomanero. In prima categoria non si giocherà al Boroli di Gravellona, Interfarmaci Ornavassese. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per l'attenzione e buona domenica.